Ragazzi e ciao ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video shopping by Shein. Sei contento? Allora, questo è il penultimo video di cose estive. Poi ve lo dico, passiamo alle cose autunnali, In 448. Nelle Instagram Stories vi avevo lasciato il box domande chiedendovi che cosa volevate vedere di Shein, che cosa volevate che io testassi, e la maggior parte mi hanno scritto borse e scarpe. Non pensavo, sinceramente. Comunque io dovevo prendere quattro cose che ora vi faccio vedere, di cui mi ero innamorata. Ho detto vabbè, mettiamoci anche qualche paio di scarpe e qualche borsa, e direi proprio di iniziare dalla borsa che mi serviva. In realtà volevo prendere una pochette per andare al mare. Io per andare al mare ho la classica borsa di paglia e all'interno non ci sono scompartimenti, quindi mi serviva una pochette. Ora ne ho una molto vecchia, da battaglia proprio. Ho detto beh, voglio cambiare, voglio prendere una pochette carina, così che se devo andare ad esempio al Lido non mi porto tutta la borsa con creme solari eccetera eccetera, ma soltanto la pochette con telefono, documenti e soldi, ecco quello che ci serve. E mi piaceva tantissimo questa tipologia di borsetta pochette intrecciata, e c'erano diverse colorazioni, c'era bianca, c'era azzurra e c'era in arancione. Ho detto vabbè, arancione, perché basta bianco. E poi anche l'aggancio si mette a fuoco, ecco, in questo modo, che è legata alla zip. È abbastanza capiente e non me l'aspettavo. All'interno anche il taschino, mi piace tantissimo, veramente molto. Sicuramente la sfrutterò tantissimo, quindi questa tipologia di borse è approvata. Ovviamente sotto nell'info box troverete tutti i link e vi lascio anche il codice sconto mio, non affiliato. Io non ci guadagno assolutamente nulla dai vostri acquisti, è solo per far risparmiare qualcosa. Voi avete il 15% di sconto senza minimo di spesa con questo codice qui, che è lo stesso da 100 anni praticamente. Seconda borsa, ho preso una borsa che mi servirà al matrimonio di settembre, a uno dei due matrimoni di settembre, ed è questa qui, super wow, perché bellissima, abbastanza egocentrica, con tutti questi, non so neanche, sembrano tipo specchiati, fronzoli specchiati e delle paillette, perline, non so neanche descrivervela perché è particolarissima. Poi ha la tracollina a braccio con tutte queste perline argentate, la zip, dentro c'è anche la catena classica delle pochette che si utilizzano per andare ai matrimoni, super eleganti, ma io la terrò così, che fa super figo. In realtà si può mettere anche perfettamente sotto il braccio. Molto bella, mi piace tantissimo, veramente molto bella. Vedo che è abbastanza delicata questa catenina, quindi non bisogna metterci tanta roba. Vabbè, io ci metterò soltanto il telefono e la mia voglia di vivere. Anche questa super consigliata. Su Shein ci sono veramente tantissime pochette stupende per andare ai matrimoni, super particolari, che non costano nulla. Anche mia madre è andata a un matrimonio e io l'ho presa su Shein, che ormai è diventato spacciatore di borse da matrimoni. Poi ho preso due paia di scarpe. Apro parentesi, io il numero che prendo su Shein è un numero in più, perché ho riscontrato che il 40 su Shein a me va troppo piccolo, quindi prendo il 41, e considerando i centimetri che sotto nella tabella ci sono scritti, io sono un 41 su Shein, nonostante misura italiana io sono un 40. Chiusa parentesi, allora ho preso un altro paio di ciabattine. Se avete visto l'ultimo video, avevo preso un paio di ciabattine bianche che io sto sfruttando tantissimo, raga, veramente tantissimo. In realtà proprio quest'anno sto utilizzando tantissimo le ciabattine senza l'aggancio sulla caviglia, le ritengo molto comode e sotto determinati look stanno veramente molto bene. Quante volte ho detto molto?
C'erano anche di queste in diverse colorazioni, mi sa che c'erano anche bianche, mi ricordano vagamente, sottolineo vagamente, il modello di Hermès, molto in voga quest'anno, ma no, non glieli do quei soldi. Quindi andiamo su Shein e le ho prese appunto tutte color cuoio, che è un colore che sta bene un po' su qualsiasi outfit estivo, dal momento in cui io mi vesto molto spesso e volentieri nude sul tono del bianco, ecco, colori chiari in estate. Sono molto belle e anche, almeno per quello che le ho portate, comode. Quelle bianche sono comodissime, cioè veramente delle ciabatte favolose, quindi presumo che anche queste siano molto comode. E sempre di scarpe ho preso una scarpa che mi tentava da un po' di ordini. Dicevo sempre, non so se la metto, questa volta ho detto, vabbè, visto le ragazze e i ragazzi vogliono vedere un paio di scarpe, nuove scarpe, prendiamole. E parlo di queste qui che solo in camera potete vedere quanto sono meravigliose, super luminose. Hanno tutti questi strass argentati, ma sono favolose. Poi la punta è quadrata, quest'anno va molto, in realtà sono due annetti che va tantissimo questa punta quadrata, ed è una mules, una mules, non so mai come si pronuncia, e hanno un tacco bassissimo, un tacco di 4 centimetri, giusto per slanciare leggermente la caviglia, e c'erano in 4 colorazioni, ma queste qui argento con il piede abbronzato sono qualcosa di wow. Passiamo ora ai 3 capi che avevo puntato, per cui appunto volevo fare l'ordine, e parliamo di questo bustino qui. Stupendo! Vabbè, sono in fissa con i bustini e lo sapete se mi seguite, ma questi qui ricamati non li ho mai acquistati, non li ho mai presi perché avevo sempre il terrore che cadessero troppo, cioè l'effetto finale fosse troppo, oddio, è un intimo. Ok. L'ho visto su una ragazza su TikTok. Devo smetterla di stare su TikTok ed era wow, quindi sotto appunto c'era il codice e ho detto lo voglio, e ho preso una taglia S, è bellissimo, stupendo, veramente bellissimo, ha questo merletto tutto sul davanti, i gancetti, proprio il classico bustino, mentre sul retro è elasticizzato. Avrei potuto prendere anche la XS, perché comunque è sì stretto, ma non strettissimo, l'avrei preferito più stretto, e poi ha le spalline regolabili. C'era anche nero, però bianco con l'abbronzatura, poi lo vedrete addosso, io l'ho abbinato con un jeans ed è praticamente quello che farò, perché ho con un jeans o comunque con un pantalone cargo, un qualcosa di sportivo, mi piace l'abbinamento troppo classico sportivo, e raga, bello, bello, bello. E mi attacco al prossimo top, questo puntato da qualche mese, però dico sempre, magari è troppo, magari è troppo. Poi mi sono sbloccata con un set che mi è arrivato di Fashion Nova, che ha un top abbastanza crop top, quasi costume. E quindi ho detto, vabbè dai, te lo sei messo quella, quindi puoi tranquillamente prenderti anche quest'altro. Tutto sto pippone per dirvi che ho preso questo, che non si capisce, non si capisce niente. Allora, praticamente è un top, come se fosse un costume a tutti gli effetti, solo che ha queste stringhe lunghissime di tessuto che si possono mettere in mille modi. Il classico modo, quello che vedrete qui in video, praticamente arriva qui, gira sulle spalle e poi fa l'intreccio sulla pancia e si chiude sul retro. È veramente bellissimo, e anche il tessuto è abbastanza doppio, me l'aspettavo più sottile, e se vi piace avere qualcosa di particolare, ovviamente sotto dovete essere non semplici di più, perché già il top è abbastanza, come dire, evidente.
È molto figo abbinato con un pantalone nero, semplicissimo, con un jeans color grigio. Io fan quest'anno di questi micro top. Terzo capo che volevo prendere, già l'avete visto sul mio canale e già vi avevo annunciato che l'avrei comprato in un'altra colorazione perché sono rimasta super soddisfatta, e parlo del vestitino monospalla con metà pancia da fuori, in realtà giusto un pezzettino di pancia da fuori, che non capirete niente, praticamente è un monospalla superiormente, poi ha la gonna con tutto il drappeggio. E io ho preso una taglia M. Ho fatto delle foto su Instagram, tutti mi hanno chiesto dove avessi comprato quel vestito. Shein, 4 spicci, cioè veramente un fit pazzesco, pazzesco, e soprattutto molto comodo. Io l'ho indossato il giorno in cui sono stata ad Alberobello, quindi ho passeggiato, ho camminato per tante ore sotto al sole e non mi si muoveva più di tanto. Sapete che i tubini tendono a salire, invece questo forse perché ha il distacco con la parte superiore, quindi non tira più di tanto su, è molto comodo, veramente bello. Ultimo capo che vi mostro è un vestitino che ho preso per tutti i giorni, per andare a fare la spesa, per avere un qualcosa di molto molto rapido da mettere su, e parlo di questo vestitino qui, il classico taglio a campana con la gonna morbida, sotto l'elastico in vita, e sul davanti ha tutti questi bottoncini che si aprono e si possono anche chiudere, è un fiocchetto finto perché in realtà l'elastico, quindi non si può regolare dal fiocchetto, ecco, la vita. E sulla manica anche ha l'elastico che dà l'effetto di manica a sbuffo. Allora, se mi seguite su Instagram probabilmente già l'avrò detto e sarò ripetitiva, quest'anno tutti i vestiti dello scorso anno che io avevo comprato con la manica lunga, tipo anche quelli di Zara, quelli estivi che però fanno con la manica lunga, non ne ho messo neanche uno, raga, zero, zero, zero. Ho l'armadio lì, lo guardo e non ho il coraggio di metterli. Io quest'anno sto accusando da morire il caldo, non l'ho mai accusato in questa maniera, mai, boh, non so, sarà che mi sto avvicinando ai 30 anni, che vedevo di, comunque non riesco, e ho detto no, devo prendere un vestitino da mettere tutti i giorni così senza pensare, con la manica corta, comunque giro manica, e non mi piaceva niente il giro manica, poi sono arrivata su questo ed è uno di quei vestitini che è proprio sciallo, raga, proprio mettetevi una cosa addosso e uscite. E siamo giunti al termine del video, come sempre sotto nei commenti fateci sapere il vostro capo preferito. Se non siete iscritti al canale, recuperate, attivate la campanellina. Vi aspettiamo anche su Instagram e TikTok. Vi mandiamo un fortissimo bacio e ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi, vai bambù!